ancora avanti, ancora avanti. Benvenuto Presidente, grazie. Mi ha richiesto la partecipazione di Clara Polero, che è stata un'amputata da oltre 30 anni, di poter controllare con le contrazioni muscolari quella che era la protesi, ma di poter sentire anche quelle che erano le sensazioni tattili attraverso questi sensori di forza posizionati qui sulla mano, che restituivano quello che era il nel feedback sensoriale direttamente al nervo a cui erano collegati. Quindi lei dopo 30 anni ha potuto sentire di nuovo delle sensazioni che per lei erano in maniera tale da non farlo cadere. Nel caso specifico invece di Jessica, che qui diciamo l'abbiamo di persona, lei è in grado di poter controllare nel caso suo una protesi di braccio completa. E la particolarità invece di Jessica è che, avendo una dislocazione proprio di arto superiore, quelle che sono le terminazioni nervose non possono essere utili a poter prendere il segnale muscolare. Quindi dove può vedere lei qui dei sensori. Sì. Dai, continua pure. È emozionante. Molto. È stata una straordinaria soddisfazione. È stato bellissimo vederla la prima volta per movimentare la protesi, perché ha iniziato con questa realtà virtuale. Quindi lei ha iniziato con questa. Sì. Quando poi la protesi è stata pronta, ed era pronta anche lei, in questi progetti sono tutti in collaborazione con il centro protesi INAIL, che ha realizzato questa protesi, e fino a qualche anno fa era impensabile, perché prima i pazienti potevano controllare in maniera innaturale una protesi, ovvero contrarre per passare da un gruppo questa muscolare. Questa è una molto più naturale, naturalmente. Sì, questa è più. Nel caso di manuale si vede proprio naturale. Si restituisce proprio naturale, straordinario. Sì. Grazie. Il suo manuale è il chirurgo della operata. Grazie. Grazie a lei. Vedere subito come consentire una... Ma questo è un caso eccezionale, perché normalmente quando si ha un boncone è più facile fare le cose. Qui mancava tutto, come vede. Però lei, questa giovane mamma, ha accettato di sottoporsi alla nostra chirurgia, e i risultati sono eccellenti. Grazie, me l'ho fatto vedere. Sì, no, ma sono contenta e veramente non vedo l'ora di arrivare al termine proprio montata. Dell'esercitazione, sì. Dell'esercizio, complimenti. Sempre un'emozione, grazie. Di nuovo, grazie. Noi brevemente illustreremo ciò che è un settore sul quale stiamo lavorando da diversi anni con buoni risultati, di sostituirlo anche uomo verso uomo, siamo tutti uguali ma tutti diversi allo stesso tempo. Allora i chip, che sono questi sistemi che in questa prima frazione di filmato le vede preparare, vengono costituiti con delle piccole vasche collegate tra loro da dei canali che permettono alle cellule di comunicare tra loro e di inserire molecole che ne possono far mutare il comportamento. E su una piastra Petri, come si dice di sempre, nelle due dimensioni o le tre, che in tre, nelle tre dimensioni è un organo. Di conseguenza, nel momento in cui io do un segnale chimico, ho una risposta chimica sia dal punto di vista cellulare che della matrice, tutto ciò che sta intorno e che tiene le cellule assieme, che ha un ruolo fondamentale in quella che è la risposta immunitaria. Questo è lo zoom di quello che è il chip reale. Bene, questi sono i nostri chip, che permettono anche di seguire il movimento delle cellule. Uno pensa che siano immobili, ma in verità camminano molto lente, ma accelerando queste posso spostarle sulla base del segnale che ricevo. Fegato, in particolare per la steatosi epatica non alcolica, verso la microscopia confocale e dei coloranti che permettono di individuarli. Queste 3D sono delle cellule epatiche malate di tumore. Qui vediamo tutto ciò che sta in giro, che la matrice extracellulare permette le comunicazioni. Questi pallini rossi sono delle nanosfere che permettono di portare la molecola direttamente alla cellula. Qua noi abbiamo i macrofagi buoni e i macrofagi che sono diventati cattivi. Tecnicamente si dice polarizzazione macrofagica, ma è molto più semplice dire i soldati che ti difendono dagli attacchi e quelli che uccidono i propri compagni commilitoni. Signor Presidente, benissimo, perché c'è lei. La norma è indicata per l'opzione dell'Italia. Grazie per essere venuto. Sono gli studenti che parleranno di questa cosa. Questo è il fatto che ha fatto sulla legge, che è la salute.
italiana aveva Vitro Valerio che c'ha la ricostruzione a 12 subito, allungherò ben poco questa cerimonia, questo incontro, ma desidero rivolgere un saluto molto cordiale a tutti i presenti, alla signora Sindaco, tutte le autorità. Un saluto ringraziandoli al Presidente e al Rettore e un ringraziamento ai rappresentanti degli studenti per il loro contributo a questa riflessione, al professor Ringuscio, col quale non potrei interloquire nel merito, ma riprenderò una sua considerazione. Nel merito sarei privo dell'attrezzatura scientifica per poter interloquire, ma lei l'ha resa intelligibile a tutti. Grazie, professore. Desidero rivolgere un saluto molto anch'esso cordiale a tutti coloro che lavorano qui al campus, ai docenti, ai medici, al personale infermieristico, ai dirigenti, al personale amministrativo, al personale tecnico, tutti coloro che contribuiscono a questa ormai 25ennale straordinaria avventura scientifica di insegnamento e formazione. Poc'anzi ho avuto modo di visitare un laboratorio, registrando con ammirazione risultati e obiettivi conseguiti con la ricerca. Un laboratorio che non è esaustivo ma rappresentativo dell'attività di ricerca che qui si svolge e che sottolinea uno dei motivi di apprezzamento, evidenzia uno dei motivi di apprezzamento che vorrei esprimere al campus, che sono d'altronde espressi anche dai numeri, dall'esposizione che il Rettore ha fatto poc'anzi dell'attività dell'Ateneo. E la conferma, rivolgo un saluto ai rettori di altri atenei che sono presenti, nel grande contributo che al nostro paese quotidianamente regalano i nostri atenei, la rete delle nostre università. Quanto ho visto poc'anzi e quanto abbiamo ascoltato mi suggeriscono qualche considerazione molto breve. Mi passo di trovare un filo comune nell'intervento del Presidente del Campus, del Rettore e degli studenti e dei laureandi che ci hanno intrattenuto poc'anzi. Il Presidente ha parlato del bene comune come obiettivo, come quadro di inquadramento dell'attività di formazione, studio e ricerca. E l'ho visto poc'anzi, le ricerche in corso, quelle che hanno già avuto risultati, quelle che ne stanno per conseguire, sono tutte rivolte alla qualità della vita, a rendere migliore la condizione della vita di tutti noi. Il Rettore ha parlato dell'educazione, della formazione globale e ha fatto quella puntuale citazione di John Newman. E ha anche fatto una esortazione, che è un programma di lavoro che ha evidenziato
nel prendersi cura dei tanti fronti che poi hai enumerato, i tanti fronti, i tanti aspetti, i tanti ambiti con cui si viene in contatto costantemente, in questo come in altri atenei, ma da parte tutti nella vita quotidiana. Prendersi cura vuol dire avere responsabilità, come ha detto il rettore, senso di responsabilità. Il laureando Augusto Ferrini ha parlato, anche lui, del bene comune, ha parlato dell'esigenza di formazione di persone consapevoli, trasparenti, dotate di spirito critico, elemento indispensabile sempre di più, tanto più vedendo, ascoltando il professor Inguscio, avvicinandoci alle varie forme di intelligenza artificiale, occorrono persone consapevoli, capaci di governarle e dotate di spirito critico. Silvia Rossi ci ha parlato della responsabilità verso la collettività. E quanto ha sottolineato, come ha già fatto il rettore, il presidente, delle attività svolte in località del Perù e della Tanzania, dimostra che questa collettività viene intesa non nel senso ristretto del proprio ambiente in cui si vive materialmente, ma in un mondo sempre più piccolo, raccolto, interconnesso. La collettività è globale e di questa ci si deve far carico. Tutto questo è particolarmente importante, vorrei ringraziare per questa impostazione, per questa sensibilità. È una condizione che viene riassunta in realtà negli interrogativi che ogni ateneo pone agli studenti e insieme agli studenti, e che poc'anzi il professor Inguscio ci ha proposto con quella citazione: chi può immaginare, chi può comprendere come sarà il mondo del futuro? Ma la risposta è illuminante: chiedete ai vostri bambini. E io credo che la risposta dei bambini, per chi li sa ascoltare e interpretare, sia sotto gli occhi tutti. Cercare di avere una vita serena e quindi una convivenza serena, un modo sereno di stare insieme contro la chiusura egoistica e l'arroccamento egoistico. Quello di avere un senso di responsabilità, appunto, contro l'indifferenza e l'irresponsabilità. I bambini percepiscono quando vi è negli adulti senso di responsabilità e non indifferenza. Chiedono ancora, per chi li sa intendere ed è facile comprendere i bambini, solidarietà, aiuto vicendevole, appunto, contro l'intolleranza, l'odio, la contrapposizione. Non sono alternative retoriche, non si tratta di alternative astratte, ma estremamente concrete. Se qualcuno arriva in un autobus a dire a una bimbetta di 7 anni: non puoi sederti accanto a me perché ha la pelle di colore differente, o se è necessario a una persona, a una signora anziana che non ha mai fatto male ad alcuno ma che il male lo ha subito alla bambina in forma crudele come Liliana Segre, è necessario assicurare una scorta, vuol dire che questi interrogativi non sono né astratti né retorici, ma sono concreti. E che il mondo e che i bambini forniscono una risposta che è anche complessiva all'interrogativo posto al professor Inguscio, perché in realtà dimostrano, con queste sottolineature, con queste esigenze, con queste linee di indirizzo che forniscono, che non sono sogni. Lei ha parlato di sogni poc'anzi, professor Inguscio, ma mi sono permesso di dire nell'ultimo capodanno che occorre non confinare i sogni all'età dell'infanzia. Non sono sogni, sono indicazioni di comportamento quelle che dei bambini possono trarre. Bene, questo dimostra che in realtà il mondo cambia, come è sempre cambiato, profondamente, che attraverso i mutamenti che ogni volta appaiono sconvolgenti,
Nella nostra epoca i ritmi sono accelerati, più veloci, ma sempre l'umanità ha attraversato cambiamenti e sono apparsi sconvolgenti al momento in cui insorgevano. Ma in tutti questi cambiamenti, in tutti questi mutamenti così veloci, c'è qualcosa che rimane costante, che è la condizione umana, i valori dell'umanità, quelli appunto della convivenza, della solidarietà, del senso di responsabilità. È quello che le accademie, le università, gli atenei trasmettono, è quello che in questo ateneo si trasmette, e per questo io, con l'apprezzamento per quanto viene fatto, esprimo agli studenti buon anno accademico. Con il cuore ricco di gratitudine, dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2019-2020 dell'Università Campus Biomedico di Roma, 27esimo dalla sua fondazione. Una prima foto qui.